Allora, mi presento, buongiorno a tutti, grazie di essere qua. Mi occupo di alimentazione e di nutrizione, mi chiamo Subacchia Annalisa e sono una nutrizionista. Mi hanno chiesto oggi di presentare un tema e quindi di capire se esistono effettivamente degli alimenti contro l'invecchiamento. Quindi degli alimenti di lunga vita, l'elisir di lunga vita che tutti desiderano per rimanere giovani. Oggi parleremo di tre cose: l'allungamento della vita, l'elisir della giovinezza, e non si parla di dieta, e poi vi spiego che cos'è questo elisir di giovinezza, e un'ipotesi di miglioramento con alcune ricette anti-invecchiamento, anti-aging, che potrete anche fare stasera o nei prossimi giorni. C'era quest'uomo, Ippocrate, che diceva: muove ciò che mangia, fa che il cibo sia la tua medicina. Quindi se io mangio in maniera corretta, nutro correttamente il mio corpo e posso avere una risposta positiva. Se mi nutro in maniera sbagliata, quindi consumando cibi confezionati, fast food o quant'altro, posso creare soltanto dei danni all'interno del mio organismo. Le ipotesi demografiche della lunga vita ve le dà l'Istat. Addirittura l'Istat da questo studio mi dice che l'età media delle donne dal 2005 al 2050 salirà da un 83 anni di media fino agli 88 anni, quindi le donne sono molto più longeve rispetto agli uomini, però anche i maschietti da un 77,4 anni di media potrebbero arrivare nel 2050 a 83 anni e 6. Quindi anche l'Istat, mangiando correttamente, avendo una corretta alimentazione, un buon movimento come avete fatto oggi, può proporre un allungamento dell'età media di vita. Qual è questo motivo? Perché vivo più a lungo? Per lavorare di più e per non andare più in pensione, oppure ci sarà un altro motivo biologico? Ogni individuo è responsabile per un 70% del proprio invecchiamento. Quindi voi siete diretti responsabili su 7 punti su 10 se diventati vecchi presto o siete giovani a maggiore età. Perché? I fattori esterni sono solo il 30%. Quindi non diamo la colpa allo stress, all'alimentazione, all'inquinamento, all'attività fisica, perché incidono solo per un 30%. Un 70% è già scritto nel nostro DNA, nei geni. Quindi per stare bene, per essere più giovane, io devo cercare di sviluppare quel 30%, alimentandomi bene, cercando di fare più movimento possibile e cercando di essere un po' meno stressato nell'attività di tutti i giorni. Noi abbiamo due età. Un'età biologica e un'età anagrafica. L'età anagrafica è quella che avete scritto sulla carta d'identità, che vi dice quando siete nati. L'età biologica invece è lo stato di usura del vostro organismo. Vi faccio degli esempi. Esistono al mondo, in Italia, 100 persone più longeve. Lo sapevate? Sono un centinaio. Era uscito qualche servizio qualche settimana fa proprio delle persone più longeve che tra l'altro popolano proprio le isole. Mi sembra di ricordare la Sardegna. In Italia addirittura sono 5 nel mondo, questa è la statistica delle persone più longeve, in Italia sono 5 le persone più longeve. Abbiamo per esempio Emma Morano, che è nata nel 1899, è ancora viva, ha 116 anni. E lei come battuta dice: io per rimanere giovane mangio uova tutti i giorni. Non ha il colesterolo alto, non ha problemi di trigliceridi ed è arrivata a 116 anni. Abbiamo quest'uomo, addirittura è morto nel 97, ma lui arrivava dal 1875. Lui è sopravvissuto 122 anni, addirittura è andato in bicicletta fino a 100 anni. Quindi come fattore estrinseco lui utilizzava non il cibo, ma l'attività sportiva. Quindi la prima è arrivata a 100 anni, a 116 anni mangiando correttamente, l'altro invece facendo sport. Poi noi abbiamo Jane Fonda che ha 77 anni, oppure la Monica Bellucci che ha 53 anni, che non sembrano così rispetto alla loro età, quindi l'età anagrafica non corrisponde all'età biologica. Qualcuno dirà: magari sono rifatte, quindi un aiutino dalla medicina estetica, dalla chirurgia estetica ci potrebbe stare. Come determiniamo quest'età biologica? Cioè fino a che età io posso arrivare? Valutando diverse età. Un'età cutanea, poi le vediamo nel dettaglio, un'età della cute,
dello stress ossidativo, cioè quanto sono stressato, quanto sono vicino a degli inquinanti esterni, dalla composizione corporea, la massa grassa, la massa magra, la ritenzione di liquidi, da un'attività mentale. Infatti mi propongono sia un allenamento mentale, sia un allenamento sportivo, proprio per tenere viva questa età biologica. Valutando un'età immunitaria, quindi che il mio sistema immunitario sia attivo, che non mi ammalo spesso, quindi cerco di sopravvivere alle influenze annuali, un'attività ormonale, un'attività articolare o cardiovascolare. Guardiamoli nel dettaglio. Allora, la mezza età è quando smetti di crescere dall'estremità e cominci a crescere nel mezzo. Bella questa. Giusto? Vi dico che questo signore Piermarco Zanga ha quasi 70 anni, quell'altro probabilmente ne ha 55-60. Quindi, a parità d'età, quindi non sono tanto diversi come età, chi è messo meglio? Chi è che rispetta meglio l'età biologica? La cartilagine, l'acido ialuronico si perdono con l'età. Più diventate grandi, più diventate meno elastici. E allora cosa vi mettete voi femminucce? Tante creme, perché la pubblicità mi fa vedere che le creme mi ringiovaniscono la mia pelle. Questa Giovanna Quas ha un ex insegnante di educazione fisica, dovrebbe avere 86 anni. Quindi è proprio vero, probabilmente prende qualche crema miracolosa che le fa saltare ancora l'ostacolo. Questa è mia mamma, che ha fatto la maratonina di Cremona e ha 67 anni. Quindi se riesce a farlo una persona, lo riesce a fare anche lei. L'età è lo stress ossidativo, cioè quanto siamo stressati e quanto gli inquinanti esterni, inquinanti ambientali, ma anche l'alimentazione ci possono creare dei disturbi. Questa è un'immagine delle cariatidi che mi fanno vedere uno strato di infiammazione, quindi queste 5-4 statue non riescono più a reggere la struttura e ogni tanto si spezzano e si ossidano. Come combattiamo l'invecchiamento? Con le creme, con le pilloline magiche, come l'hanno combattuto quelle persone che vi ho fatto vedere che sono le persone più longeve? Beh, devo aumentare le capacità di difesa del mio corpo, perché se io mi ammalo tutti gli inverni probabilmente non sono una gran macchina uomo. Devo ridurre il numero degli agenti dannosi, ma anche le persone stressanti, gli eventi dannosi, cioè che ci provoca tutta una situazione di stress. Quindi lo stress non guardatelo solo nel lavoro, guardatelo anche chi vi circonda, nelle persone positive e non nelle persone negative. È vero. E ottimizzo le funzioni danneggiate. Siete un po' come una casa, come una macchina, ogni tanto la dovete aggiustare, perché alla fine con l'usura si potrebbe rovinare. Aumentiamo le capacità di difesa. In che modo possiamo aumentare queste capacità? Per esempio mettendo a sistema il nostro asse intestino-cervello e soprattutto cercando di vitalizzare il nostro sistema immunitario che è a livello dell'intestino. Vi è mai capitato di essere stressati e di dover andare in bagno in continuazione o essere magari stitici? Perché esiste una correlazione, ci sono studi che correlano come il mio intestino è correlato col mio cervello. Quindi le sostanze stressanti, gli ormoni stressanti possono creare una disbiosi, una disfunzione a livello dell'intestino. Gli egizi, per esempio, consideravano una buona pratica l'uso di 3 pesteri al mese per pulire l'intestino. Quindi avevano già capito che c'era una correlazione tra sistema cerebrale e sistema intestinale. La Ayurveda, che è una medicina ufficiale indiana, diceva che esiste già una relazione tra le turbe mentali e le funzioni digestive. Ma questo milioni di anni fa. La relazione tra ciò che mangiamo e la malattia è correlato, perché se io sono allergico o intollerante a qualche alimento posso stare male in continuazione. Loro dicevano che esistevano delle forze discendenti che potevano crearmi questi disturbi. Noi diciamo che ci può essere una reazione allergica o di intolleranza verso determinati alimenti.
Nel 1898 questo medico pubblica un articolo che riguarda l'autointossicazione. Dice che la crescente malinconia tra la gente delle città occidentali è la conseguente della moderna alimentazione e delle tossine che provoca a livello intestinale. Lo ripetate, vero? Noi siamo inquinati da quello che mangiamo, il fast food, il mangiare veloce, il non mangiare più cibi sani, cibi veri, ma cibi preconfezionati, e vanno ad alterare il nostro microbiota intestinale, la flora batterica. A volte spesso persone che mangiano male sono tristi, sono apatiche, hanno attacchi di panico, ma non perché sono malate, ma perché l'intestino nutre tutti gli organi del mio corpo. Nel 1922, quindi capite che sono studi vecchi, non si parla dell'altro giorno, si parla di studi vecchissimi, quest'altro medico definisce la SIBO, la sindrome da sovraccarico da crescita batterica, il famoso colon irritabile. Irritato da che cosa? Dall'alimentazione e da quello che pubblico. Addirittura un gruppo di medici affermavano che aver avuto successi nel trattamento dell'ansia e della depressione in pazienti che avevano inoculato batteri all'interno delle feci. Oggi esistono degli studi come i trapianti fecali possono modificare il mio sistema dell'intestino, farmi ingrassare o farmi dimagrire. Sono dei trapianti che vengono fatti per esempio a Roma, in certi ospedali romani. Quindi qui stiamo parlando dell'inizio degli anni del Novecento, di studi che sono diventati concreti nel 2018. Quindi esiste una qualche forma di vita tra uomo e batteri? Non siamo soli nel nostro corpo, ma abbiamo dei microrganismi che sono loro che ci possono far star bene, ci possono far vivere di più a lungo e più in fretta. E se io ho un intestino che non funziona, quindi mi alimento male, posso avere tutte queste problematiche: allergie, autismo, fegato grasso, obesità, fibromialgie, encefalopatie, febbre, arteriosclerosi, pancreatiti, dolori articolari. Ho male alle ossa, ma stai mangiando in modo corretto o stai alimentando il tuo sistema immunitario in maniera sbagliata? Quindi partiamo dall'origine, da quello che mangiamo. Il microbiota quindi è l'insieme di tutti questi microrganismi che vivono nel mio corpo. Tenete conto che voi vivete in simbiosi con 2,5 kg di batteri, buoni e cattivi, che vi fanno star bene e fanno star male, che monopolizzano la mucosa intestinale e sono a livello di tutto l'organo dell'apparato digerente, quindi che mi permettono dalla bocca all'ano di digerire oppure di star male, e sono loro i responsabili del mio star bene, essere giovani oppure non stare bene. Quanti sono? Immaginate un loft, 200-300 metri quadri, un campo da tennis. Se li dovessi mettere uno vicino agli altri, tutti i miei batteri del mio intestino occupano tutto quel campo da tennis. Quindi noi siamo una minima parte rispetto a ciò che dobbiamo alimentare in maniera corretta. Come vi genero? Dalla nascita, quindi voi vivete dalla nascita con questi batteri. Quindi se io sono in grado di alimentarli bene fino ai 3 anni di età, quindi sarà brava la mia mamma che mi allatta, mi fa uno svezzamento completo, e sono brava io quando sono grande a non esagerare con l'alimentazione, geneticamente devo essere predisposto a stare bene anche, e non avere magari o assumere troppi farmaci o troppe infezioni, non avere allergie e intolleranze alimentari, io arrivo magari a 88 anni, 86, come là, l'insegnante di ginnastica, e riuscire a saltare ancora in maniera energica la sbarra. Il microbiota infatti mi dà un nutrimento, quindi io posso assimilare l'alimentazione nella maniera corretta possibile, posso assimilare vitamine, ormoni e stare in forma. Quindi qui è un'immagine dove io ho le mie cellule dell'intestino che sono pulite dai batteri buoni, quelli a sinistra, e quelli cattivi, che sono quelli responsabili delle patologie, che se non tengo d'occhio i buoni, quelli cattivi possono crearmi uno stato proprio di malattia. Ci sono dei belli studi che correlano come il diabete parta da un intestino non sano. Quindi va bene prendere la pastiglia per il diabete, però posso prevenirlo magari curando sia l'alimentazione sia curando il mio intestino. L'intestino è un po' come un giardinetto, qualcuno di voi avrà un giardino, ho un giardino incolto,
faccio una terapia antibiotica per togliere tutte le erbacce e poi mi dimentico di nutrirlo in maniera corretta e quindi lo lascio a se stesso e le erbacce ricrescono. Cosa succede dopo una terapia antibiotica? Dovrei riseminarlo con nuova semente, con del cibo, che sono i miei prebiotici, per avere una terapia batterica, quindi praticamente un orticello, un campo completamente rimodernato e messo al nuovo. Modifica lo stile della vita. Questo è molto difficile. Quando uno si mette a dieta, non deve soffrire, deve modificare lo stile della vita. Se io riesco a modificare il mio stile di vita e quindi trovare quegli alimenti che mi fanno bene e che mi fanno male, riesco a dimagrire e stare bene. In che senso? Saltate mai la colazione? Aumentate il consumo di frutta e di verdura? Qualcuno sì, qualcuno no. Coltivate quindi il microbiota con eventuali fermenti lattici, un'integrazione di fermenti dopo magari un ciclo di antibiotici o se vi siete ammalati? Qualcuno mi dice sì, qualcuno mi dice boh, no, so, forse. Quindi io devo coltivare il mio microbiota alimentandomi, facendo sport e ogni tanto integrando con qualcosa. Vediamo qualche menù che potrebbe essere adatto per coltivare il mio giardinetto, chiamiamolo così, e per riuscire a vivere in forma e stare bene. Allora, volevo prima farvi vedere qualche reazione, quello che vi dicevo prima, una reazione tra Alzheimer e intestino, quindi età cerebrale e anche l'intestino. Non sapendo che ci fosse anche un allenamento, l'ho messa, però questa potrebbe essere una cosa interessante. Questa è una pubblicazione del 2016 dove mette in correlazione come la malattia dell'Alzheimer potrebbe essere causata proprio da un'alterazione del microbiota intestinale. Quindi la nostra alimentazione scorretta potrebbe portarmi a questa patologia. Mi capita spesso anche nei nuclei Alzheimer di vedere persone molto giovani, di 45 anni, 50 anni, 65. Quindi noi pensiamo all'Alzheimer come una patologia alta d'età, 80 anni in su. Invece potrebbe insorgere anche a un'età un pochino più bassa. Quindi questo perché? Perché la mia scorretta alimentazione, il mio stile di vita alterato mi può portare proprio a un disequilibrio intestino-cervello. E questa è una pubblicazione del 2016, quindi sono degli studi praticamente nuovi. Quali possono essere quindi degli alimenti per una dieta sana per contrastare questa problematica dell'invecchiamento? Beh, frutta e verdura, mele, banane, frutti di bosco, agrumi. Adesso comincia a essere la stagione anche degli agrumi, quindi la vitamina C. Cioè ci servono proprio per tenere attivo il nostro cervello. Noci semi, li utilizzate nella vostra alimentazione? Mandorle, noci, semi di chia, lino, semi di canapa. Cereali integrali e legumi, l'amaranto, l'orzo, l'avena, il mais, il miglio, la quinoa, i fagioli, i ceci. I latticini fermentati, che vengono sempre criticati, però se non sono intollerante al lattosio posso farne uso. Abbiamo il burro, perché vi metto il burro? Questo è un po' strano per una nutrizionista mettere il burro, perché solitamente il burro è sempre considerato come la panacea di tutti i mali. Però noi siamo fatti da grassi buoni e da grassi cattivi. Una parte di grasso cattivo ci vuole nella nostra alimentazione. Pensate che il burro sarebbe consigliato per la cottura degli alimenti, per la cottura di una bistecca, per la cottura del pesce, perché è un grasso che ad alte temperature non diventa tossico. Invece l'olio extravergine d'oliva, che è un grasso buono, con la cottura si ossida e può darmi molti più problemi, per esempio, del burro. Quanti di voi usano il burro nella vostra dieta alimentazione? Pochi, pochissimi. Perché gli altri non lo mettono dentro? Perché fa male. Però se è un burro biologico di mucche felici, di mucche che arrivano magari dalla malga e non dall'allevamento, può essere un burro buono. E probabilmente i signori di primi che vi ho fatto vedere, il burro lo usavano nella loro alimentazione, addirittura quella di 122 anni che mangiava le uova tutti i giorni, quando magari ci dicono non esagerare con l'uovo che fa venire il colesterolo. E qualcuno ci dice, io non mangio uova, ho il colesterolo elevato, quindi non è quello che lo fa venire.
Le proteine animali, carne, uova, pesce, ricche di vitamina B12, carni nobili, non sto parlando di insaccati, non sto parlando di salsicce, ma carni vere, a meno che siate vegetariani, allora andate sulle carni vegetali, sulle proteine vegetali, però la carne, la uova e il pesce ci servono nella nostra alimentazione onnivora. I grassi e gli oli, il cocco, le olive, l'avocado, i noci, girasoli, sesamo. Molto spesso si trova in commercio l'olio di semi di girasole, l'olio di colza, che sono forse più tossici rispetto magari al burro e l'olio extravergine d'oliva. Bevande alle erbe, il tè, bevande fermentate, acqua. Non sto parlando però di bevande zuccherine. Sapete che una Coca-Cola o un Estatè ha le stesse calorie come zuccheri di un piatto di pasta? Cioè ogni volta che bevete un bicchierino di Estatè o di Coca-Cola è come se mangiaste un piatto di pasta asciutta. Quindi magari voi non ce l'avete come prassi, però magari i nipoti, i vostri figli bevono spesso a cena o a pranzo proprio queste bevande gassate. Quindi dobbiamo stabilizzare l'alimentazione con un protocollo che va a lavorare sull'infiammazione. Quindi che tiene bassa questa infiammazione? L'infiammazione è sinonimo di bruciare. Una casa che brucia è una casa che si distrugge. Quindi io devo essere brava nella mia alimentazione a eliminare tutti quegli alimenti che mi creano questo stato di infiammazione. Come faccio a sapere quali sono gli alimenti che mi creano uno stato di infiammazione? Beh, se sono allergica, intollerante, già devo eliminarli dalla mia dieta. E inoltre devo anche vedere come reagisce il mio intestino. Per esempio, mi è capitato persone che volevano cambiare l'alimentazione e sono diventate vegetariane. Dopo 2 o 3 settimane di dieta vegetariana hanno cominciato a stare peggio. Quindi il mio intestino non è riuscito a sopportare quel surplus di fibra. Quindi non esiste una dieta giusta, esiste una dieta specifica per ogni persona. Ho persone, per esempio, che sono allergiche al nickel. Il pomodoro è un alimento che fa bene per la salute perché è ricco di licopene, ma per queste persone il pomodoro è come se fosse veleno. Quindi dovete individuare quegli alimenti che fanno bene e che fanno male e da lì si parte con una corretta alimentazione. Vediamo una colazione del genere. Questa è un'alternativa molto proteica per una colazione, un po' strana, non è la solita classica colazione latte con i biscotti. È latte di riso, noci che sono ricche di ferro e di magnesio e il mango. L'avete mai provata? Mango, questo sconosciuto? Il mango è un frutto molto ricco di vitamina C, molto proteico, ma anche dissetante. Il latte di riso può essere adatto, per esempio, in alternativa al latte di vacca per chi è intollerante al lattosio e è molto ricco anche di calcio, prendete magari quei latte di riso dove c'è stata l'aggiunta di calcio. E le noci mi danno una bella energia, soprattutto per donne che sono anemiche, potrebbe essere un'alternativa. Quante? Noci possiamo stare sui 20-30 grammi, o semi di girasole anche, che è una manciata di noci, sono 5-6 noci più che altro. Questa può essere un'alimentazione magari da proporre ai bambini, piuttosto che le gocciole e il latte, che di solito il bambino preferisce questi biscotti preconfezionati. Il latte di riso, un diabetico può bere? Per il latte di riso sarebbe sconsigliato, perché ha un introito di zuccheri molto più alto, quindi mi può andare bene magari un latte come la soia, oppure un latte scremato di vacca, perché il latte delattosato è molto ricco di zuccheri per il diabetico, perché io separo la molecola del lattosio nei 2 zuccheri e quindi posso alzare l'indice glicemico. Vi piace? Potete anche dirmi di no. Preferite il latte con i biscotti. Yogurt greco fermentato con semi e pistacchi. Yogurt greco, anche per un diabetico potrebbe andare bene lo yogurt greco, perché è un po' più proteico e è già digerito perché è molto ricco di fermenti lattici. È più ricco di proteine rispetto allo yogurt normale. Quindi per chi ha problemi di muscolatura, di tonicità, se volete fare una bella camminata al mattino, lo yogurt greco potrebbe essere una buona colazione. Utilizziamo sempre le noci e mandorle, 20-30 grammi, e i semi di chia, che hanno un'azione antiossidante. Semi di chia li trovate in qualsiasi negozio biologico, nei supermercati, adesso sta spopolando molto. I semi di chia oppure le bacche di goji, che sono dei pomodorini essiccati e quindi sono molto ricchi di antiossidanti. Quindi questo può essere ideale per una colazione oppure per una merenda.
riso basmati con zucchine e salmone. Perché il riso basmati? Perché il riso basmati ha un basso indice glicemico, non ha, ha pochi amidi rispetto al risotto classico. Come si fa il risotto alla milanese? Con il riso pieno d'amido, perché è l'amido che vi deve fare quel sughetto e poi deve riuscire ad amalgamare. Se voi usate questi risi particolari, non riuscite a fare il risotto alla milanese, perché è poverissimo di amido, che è questo zucchero vegetale che alza molto la glicemia. Però potrebbe essere ideale per chi ha sempre fame durante il pomeriggio e non riesce a pranzare e tenere alta la concentrazione tutto il giorno. Quindi abbiamo riso basmati, salmone ricco di omega 3, zucchine ricche di acqua. Quindi ho sempre un primo piatto, il riso, insieme a un secondo piatto che può essere il salmone, insieme a una verdura. A me piace il piatto unico, che ci sia tutto i micro e macronutrienti, quindi un carboidrato, una proteina e una verdura. Al posto del riso basmati potreste usare riso rosso, riso nero, con gamberetti e zucchine. Diventa già un piatto unico da poter consumare. Quanto? Una porzione, 80-100 grammi. Non esistono. Vedete che non vi sto parlando di quantità, ma vi sto parlando di qualità. Perché non esistono più diete quantificate. Quanti di voi magari fanno la dieta, mangiano poco e continuano a ingrassare? Perché probabilmente non vado a scegliere la qualità giusta degli alimenti. Quindi uscite dal concetto di calorie, che è un concetto che usavamo anni fa. Ora si utilizzano gli alimenti potenziali, ciò che fa bene e ciò che fa male. Pasta di grano saraceno e ricotta di pecora. Vi piace? È un po' più scura. Indice glicemico basso, prodotti senza glutine. Bietola è ricca di fibre che stimola il senso di sazietà, i piselli sono ricchi in ferro che fanno bene i lattobacilli che nutrono e aumentano l'acido folico, quindi chi è in gravidanza, chi è anemico potrebbe utilizzare questo piatto per alzare proprio le quantità di acido folico e di ferro. E la ricotta di pecora perché è più facile da digerire rispetto a quella vaccina. E quindi anche un intollerante a volte al lattosio riesce a tollerarlo un po' di più. Però attenzione che anche la ricotta di pecora il lattosio ce l'ha. Ho detto riesce a tollerarla di più, però se sono fortemente intollerante al lattosio anche la pecora deve essere bandita. Riso, quinoa con asparagi. La quinoa la conoscete? Non va bene se siete allergici all'aspirina, perché la quinoa è molto ricca di acido acetil salicilico. Quindi per gli allergici all'aspirina eliminatela dalla vostra alimentazione. Fa passare il raffreddore? Fa passare il raffreddore, è molto ricca proprio di questi salicicati naturali. Inoltre la quinoa è ricca di fibre, mi dà sensazione di sazietà. Quindi chi ha un colon molto irritabile, un dolico colon, un intestino lungo e contorto, non riesce ad andare in bagno, un intestino colitico, la quinoa scordatevela, perché non vi fa assolutamente bene. Questo va bene per abbassare l'indice glicemico, mi va bene per chi è allergico al glutine, mi va bene anche per chi ha problemi per esempio di sistema linfatico, quindi non riesce a drenare, di cellulite. Perché? Perché c'è l'asparago. Quindi anche l'asparago è un forte disintossicante e un forte drenante. Inoltre è molto ricco di acido folico, quindi se sono in gravidanza, se sono povera di ferro, anemica, eccetera, eccetera, questo può essere un piatto molto importante. Sorbetto di fichi con pesca e pere e menta. Questo mi sa che vi piace. È un leggero gustoso dessert senza rinunciare al piacere di uscire in compagnia. Quindi abbiamo i fichi con la pesca, le pere e una spruzzatina di menta che serve per rinfrescare. Attenzione se avete problemi di gastrite, togliete la menta, perché la menta aumenta l'acidità dello stomaco, però potete sempre utilizzare i fichi e la pesca e le pere. Quindi diventa, guardate anche la composizione dei piatti, non è un mangiare povero, un mangiare triste, non vi ho parlato dell'insalata pomodoro e carotina, vi ho parlato di piatti che nutrizionalmente sono abbastanza interessanti. Quindi qui abbiamo fatto un menù dove abbiamo due tipi diversi di colazione, due tipi diversi di pranzo e abbiamo un dessert. Non vi ho parlato della cena perché sono già piatti unici, di un secondo piatto sono già piatti unici, quindi che possiamo utilizzare già al posto magari delle proteine. Perché ogni età ha bisogno di determinati alimenti.
Vi sarà capitato che andando in menopausa desiderate di meno la carne e desiderate di più la proteina vegetale, i legumi, il pesce? Cioè, se vi proponessi, magari qualcuno alzerà la mano e dice io ci sto, se vi proponessi una grigliata di carne con delle costine stasera, probabilmente molti mi direbbero no, è troppo pesante, proprio perché con la menopausa o andando avanti con l'età noi facciamo fatica a digerire, perché il nostro sistema intestinale diventa più pigro. Quindi ho bisogno di piatti che sono, che mi soddisfino l'occhio, però che siano leggeri e digeribili. Quindi, mai rinunciare ai carboidrati. Vi ho fatto vedere dei piatti dove il carboidrato, il pane, la pasta, che sia sotto forma di quinoa, che sia sotto forma di riso, di grano saraceno, non deve essere mai tolto. Va curato quindi la mia microflora, perché loro si nutrono sia di carboidrati, sia di proteine che di verdure. Se io faccio diete troppo proteinate, quindi troppo proteiche, divento stitico, non vado più in bagno, ho problematiche a livello gastrico intestinale, proprio perché io vado ad ammazzare quei batteri amici, i bifidobatteri, che mi aiutano nell'espulsione dei cibi. Quindi, prima di tutto devo conoscere come è messo il mio intestino, se è messo bene, messo male. Devo nutrirlo correttamente con alimenti antinfiammatori, quindi che me lo nutrono e mi spengono questa infiammazione e mi fanno rimanere giovani. Se necessario devo usare dei probiotici, faccio una cura antibiotica, è giusto che utilizzi dei fermenti lattici specifici. Devo mantenere questo equilibrio che si chiama eubiosi, quindi stato di serenità, tranquillità. Devo fare attività fisica, forse ve lo dovevo mettere all'inizio, fai attività fisica. E ascoltare molto il mio corpo, perché se ci ascoltiamo sappiamo già quello che ci fa star bene e quello che ci fa star male, e manteniamo uno stile di vita salutare. Quindi, se immaginiamo il nostro corpo come una casa fatta da mattoni, un'alimentazione corretta e stile di vita rendono la casa forte e accogliente. Noi infatti siamo quello che mangiamo, come ci diceva il nostro Ippocrate. Se la dieta è sbagliata, la medicina è inutile, se la dieta è corretta, la medicina non è necessaria. Ce lo dicono sempre e ce lo dobbiamo mettere in testa. Grazie.